Il video di oggi non sarà un video felice, perché ho preso una decisione. Visto che comunque la qualità video non è delle migliori e tutto, ho deciso di, come dire, dare switch indietro per prendermi OLED. E è un video, voi direte, perché è un video triste, prendi OLED molto meglio, ma io dico per un fatto, cioè mi ci sono affezionato e comunque OLED ha un aspetto più professionale, appunto, tutto audio migliorato, schermo OLED 7 pollici e tutto. Però a me Switch, io ho proprio quella del 2017, quella proprio l'ho presa 2 settimane dopo l'uscita, e darla via mi dispiace, perché proprio perché ha un aspetto più giocoso, pure il dock rispetto a quello di OLED è molto più, appunto, è più, sembra più un giocattolino che una console comunque professionale. E a me piace, a me Switch mi piace perché sembra proprio questo. Però poi ditemi voi se devo fare il salto qualitativo, oppure se va bene così la qualità dei video. Poi ditemi voi, perché comunque un giorno la prenderò. Comunque magari pur quando riaprirà, quando magari inizierà a costare di meno di suo le cose, la prenderò tipo tra un anno. E poi quando, pure perché tra un anno magari riprenderanno le fabbriche di cose, arriverà più roba, perché pure PS5, Xbox arrivano mille cose ogni tot e manco arrivano, che sono già tutte preordinate. Quindi, però, se, poi ditemi voi, perché se devo fare il salto qualitativo perché non ci capita niente quando faccio video, va bene, lo faccio. Però, se no, cioè se va bene così, la prendo in un futuro, cioè la prendo in futuro. Però poi, perché cioè non so voi, ma pure la grafica di Switch OLED, tutto sì, tutto migliorato, le cose, comunque pure la grafica un po' mezza quadratella rispetto a OLED. Mi piace, perché per me una delle grafiche migliori è quella del Nintendo 64. Ma che cosa sta dicendo sto pazzo, che Mario sembrava un pupazzetto di lana, appunto, un pupazzo di lana sembrava. Però a me piace così, e scrivetemi nei commenti se cosa devo fare. E ci vediamo alla prossima. E non so cosa dire. Ciao.